diretta. E allora, occupiamoci subito del caso di Sallusto, di Sallusto, del professore, insomma, che è agli arresti per avere... come si può dire? Agli arresti per aver avuto rapporti con delle studentesse all'epoca minorenni. Questa è la verità dei fatti. Sentite questi sms. Sì. Allora, ti sono piaciuti il 9 in italiano e in storia? Grazie per il 9 di italiano e storia. Che sorpresa, ma me li sono meritati. Vedete questo servizio? Poi ne parliamo in studio. Fino a un mese fa, Walter Giordano era uno stimato professore di letteratura italiana. Dal punto di vista professionale davvero impeccabile, cioè non gli si potrebbe dire nulla. Ha sempre insegnato dal primo minuto all'ultimo, ha sempre cercato di aiutare tutti, anche quelli che magari a scuola erano un po' meno bravi, no? Insegnava in questo liceo, in provincia di Cuneo, Walter Giordano, il liceo Soleri di Saluzzo. Finito al centro dello scandalo dell'estate, il professore che seduce due studentesse minorenni, promettendo bei voti. Pucci, scriveva Giordano ad un'alunna, piaciuti i 2,9 in italiano? E in città, tutti a dire il prof ha sbagliato, però... Gli do 50-50, perché è una persona che per dare bisogna anche avere. E allora le donne, se ti dicono dammi un bel, fammi passare, e io... Però queste non erano donne, queste erano ragazzine minorenni. Ma sono ancora peggio. La colpa io la do ai genitori delle ragazze. Perché? Perché a scuola si va intero, pantaloni corti oppure miniconni. Lei non sa come andavano a scuola le ragazze. No, non lo so, ma io immagino. Lui ci vuole bene, non dimentica nessuno dei suoi allievi e per tutti ha fatto un salto mortale di quelli che solo una persona altruista può fare. Ed ecco, come vedi, la sequenza di firme relativa a tutti i ragazzi che hanno sottoscritto questa lettera. Per i magistrati però, che hanno chiesto e ottenuto l'arresto del professore, la storia è ben diversa e c'è poco da scherzare. Si parla di violenza, abuso di autorità, inferiorità psichica delle vittime. Questa relazione patologica che ha costruito un docente con delle allieve sia una cosa che non deve accadere, che non ha nessuna scusante. Non mi sento assolutamente di giudicarlo. Tengo però presente che le ragazze sono ragazze e il professore è professore maggiorenne, quindi... Non mi pare che sia corretto mettere tutto nel calderone. Agli arresti domiciliari, il professore ammette di aver sbagliato, ma nega ogni tipo di violenza fisica e psicologica. I contorni di questa vicenda si tingono però sempre più di giallo a causa di un suicidio, quello di un'alunna di Giordano, morta nel 2004. Nei giorni in cui la giovane era scomparsa, fu il professore a lanciare un appello in TV. Anche per noi comunque è stato uno shock molto forte, nel senso. Parole accurate che non avevano destato dubbi sino a quando i carabinieri trovano a casa di Giordano alcune lettere della vittima. Lettere che potevano risultare utili alle indagini, lettere conservate e mai consegnate. Perché? Si indaga su altri gesti estremi di adolescenti nella zona. Si parla di riti esoterici. Ipotesi investigative per ora, solo inquietanti ipotesi investigative. Eccoci qui, ci hanno raggiunto i nostri ospiti, cominciamo a salutare Aldo Cazzullo, giornalista e editorialista del Corriere della Sera, che peraltro proprio su questo argomento ha scritto un reportage molto interessante dal titolo Le ragazze e il prof, la ferita di Saluzzo. Benvenuto. E poi con noi la professoressa Chiara Simonelli, psicologa e sessuologa. Benvenuta. E insieme a loro Maria Latella, collega giornalista del Messaggero di Roma, ma anche scrittrice, e Marco Cubendi, scrittore. Ben arrivati a entrambi. Allora, io vorrei cominciare subito con Cazzullo, perché l'aspetto che più stupisce di questa vicenda è proprio che questo insegnante per tutti era speciale, generoso, disponibile, affettuoso. Cioè, ora, Walter Giordano è accusato di violenza sessuale, abuso di autorità, pornografia minorile. Ricordiamo che è agli arresti domiciliari in un centro, in una
comunità, ma può essere che lui sia riuscito a mascherare per così tanto tempo la sua vera natura e con tutti? Ma non c'è dubbio che questo professore abbia una certa dote di mistificatore, anche perché questa non è una storia boccaccesca, non è il professore che seduce l'allieva. E ci sono dei suicidi, il vostro servizio era molto buono, ricordava la dimensione drammatica della storia. Tra l'altro, rivedendo le immagini di Saluzzo, che tra l'altro è una bellissima città, forse la più bella del Piemonte. Tu ci hai vissuto per 3 anni? Sì, io da bambino, ho fatto elementare le medie a Saluzzo. E la cosa che più mi ha colpito tornando a Saluzzo per scrivere quell'inchiesta è vedere che d'estate, in questa stagione, a Saluzzo scendevano 700 ragazzi dalle valli abbastanza povere all'epoca, Val Varaita, Val Bronda, Val Po, a raccogliere le mele, le pere, i kiwi. Saluzzo è un importante centro ortofrutticolo. Se voi adesso andate a Saluzzo, vedrete ci sono 700 ragazzi dal Malì, un paese che tu conosci perché da quando sei inviato di guerra, che vengono a Saluzzo per raccogliere le mele. Quindi vedi dappertutto questi neri in bicicletta che vanno a chiedere se c'è posto per il giorno dopo in cascina. E ci sono, guarda caso, 700 ragazzi iscritti a un liceo che all'epoca non esisteva, che è il liceo pedagogico artistico dove sono accaduti questi fatti. Liceo sano, istituzione seria, meno male che i nostri ragazzi possono studiare anziché raccogliere la frutta, intendiamoci. Certo. Però purtroppo a Saluzzo non ci sono 700 posti da pedagogo o da artista. La mia impressione è che tutto questo generi una fragilità, un'insicurezza, un'ansia per il futuro. E quando ci sono personalità in formazione, c'è sempre una personalità formata che si impone. Dove c'è una debolezza, è facile che ci sia una personalità più forte che si impone, che esercita il potere sulle anime, a volte in modo spregiudicato. Io sento queste voci del paese, le rispetto, non credo che questo professore vada difeso, ci sarà un processo. Però insomma penso che ci sono delle vittime, e le vittime in questo caso sono sempre necessariamente i ragazzi. Ed è questa forse la chiave, perché è su questa direzione che stanno anche indagando gli inquirenti, cioè quella di una sorta di sudditanza psicologica delle ragazzine che cedevano alle lusinghe, al corteggiamento oppressante, non alla pari, non era un ragazzino che le corteggiava, era il loro docente, era difficile resistere per quelli più deboli, come dice Aldo Cazzullo. C'è un sms, Maria, che voglio leggere a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Ciao Pucci, cerco di passare ma non te lo prometto. La Pucci in questione, che è una delle ragazze, gli risponde dandogli del lei, e gli dava del lei, pare, hanno stabilito gli inquirenti, anche nei momenti di intimità, che sembra una relazione normale. Ma io non sono certamente una psicanalista, però ho cercato di analizzare la personalità di questo professore leggendo tutto quello che è stato scritto di lui e con il supporto anche di un analista, la professoressa Telfner, ci è parso di riconoscere una personalità narcisistica. Cioè siamo di fronte a un narciso, un uomo che ha bisogno di piacere, di essere riconosciuto come essenziale, di specchiarsi negli occhi degli altri, ma come tutti i narcisi anche capace di grandissime crudeltà. Soprattutto il narciso ha bisogno di tenere sulla corda costantemente le persone, e il narciso si esercita sulle personalità fragili, che sono quelle delle ragazzine. Ovviamente una ragazzina a 16 anni è una personalità fragile, però stando alle cronache, io faccio riferimento a quello, il professore aveva anche delle fidanzate cinquantenni, delle relazioni, e chi è una più di queste fragile di una cinquantenne alla quale, davanti alla quale si affaccia la possibilità di un ultimo amore? Il narciso va e colpisce. Una di queste ha dichiarato, una dichiarazione a caldo, ha detto vorrebbe incontrarlo per piazzargli un calcio proprio lì. Perché quella ha 50 anni, le ragazzine chiaramente questa forza e questa personalità non ce l'hanno, infatti parlavamo proprio di personalità debole. Io vorrei chiedere alla professoressa, che è psicologa e sessuologa, si è scritto che queste ragazze provenissero da famiglie un po' disagiate o comunque con delle problematiche, questo può influire nel lasciarsi plagiare da una persona che ha quasi 60 anni? Questo influisce sempre, addirittura qualcuno lo ha anche teorizzato, insomma, che un sex offender, cioè una personalità che cerca per esempio bambini o giovani per sedurli, intelligentemente vuole delle prede che non siano pericolose per lui, no? Quindi questo come regola generale, quindi che provengano in che senso, professore? Magari che non ci sia un padre in casa, no? Che provengano che possa intervenire per difendere la figlia, che lei quindi non meglio se sono, come dire, in una situazione di fragilità sociale, no? Cioè quindi un po'
soli, non accuditi e cose di questo genere. Ora vorrei anche dire però un'altra cosa, ecco, spiegare il professore, che è un po' una tipologia da attimo fuggente, questo professore qua, sì, no? Molto affascinante. Con il semplice narcisismo, che è una patologia che oggi colpisce la maggior parte, insomma, dei nostri neurotici, no? Cioè la patologia emergente, non ci spiega però fino in fondo, diciamo, il profilo di personalità di questa persona, perché non tutti i narcisisti poi sono degli abusanti da un punto di vista sessuale, no? Anche quindi, perché sennò ce ne sarebbero tantissimi. No, ce ne sono molti di più di quanto non si pensi, ma non così tanti ovviamente. Quindi certo, l'unica variabile che abbiamo trovato che accomuna tutti questi, certo, è quello che viene chiamato la non responsabilità morale, il moral disengagement, che è non responsabilità non, lui morale. Lui è una morale, sì, conosce la morale ma non la applica. Vediamo cosa pensa del professore in questione, il professor Giordano, un suo amico. Professore Burzio, lei è stato a lungo collega del professore Giordano ed è tuttora un amico. Che cosa pensa di tutta questa situazione? Un povero Cristo che ha sbagliato strada e ha fatto dei danni enormi a sé, alla famiglia, a un figlio di 29 anni, alla comunità e poi alle ragazze. Speriamo che la metà non sia vera. Sapevate qualcosa, avevate qualche indizio? Assolutamente no, cioè, è come se mi dicessero che Suor Maria Teresa da Calcutta va in giro a rubare le merendine ai bambini dell'asilo, cioè, era del tutto impensabile. Ma chi conosce Walter professionalmente, noi abbiamo lavorato insieme per anni, non può che avere un'alta stima della sua professionalità, della sua serietà e anche della sua energia lavorativa. Walter è stato ed è un grande docente, no? Dopodiché nella pancia aveva dei babau che sono usciti fuori e che hanno fatto dei danni enormi. Com'è possibile che sia successo diverse volte, almeno questa è l'accusa, a scuola senza che nessuno se ne sia accorto? Tu conosci una persona per come la fotografi, per come la leggi, per quello che percepisci, e quello che percepiamo tutti, la comunità era assolutamente convinta che tra proprio di una persona a posto, leale, onesta. Qui abbiamo solo feriti e morti. Io non so chi sia peggio messo. Walter è professionalmente distrutto, dal punto di vista esistenziale mi fa una pena dell'accidente. Le sue vittime mi fanno maggior doppia pena, perché sono distrutte ma sono anche vittime di un percorso che andava assolutamente evitato per motivi etici, deontologici e psicologici. E mi verrebbe da aggiungere anche morali, forse. Beh, comunque sì, questa è l'opinione del collega del professore Cubeddu. Si è detto che questo professore regalasse dei bei voti in cambio di sesso. La preside non ha mai notato nulla di strano, tutti dicono che resterà comunque un insegnante eccezionale. Da madre mi viene da dire pure chi se ne importa che è un bravo insegnante. Scusate, però mi viene proprio dal cuore. Ma secondo me la questione è da dividere in due. Da una parte c'è la legge e dall'altra c'è la morale. Da un punto di vista della legge il problema è accertare se il professore ha o non ha abusato del suo potere. Intanto era una minorenne, già questo la pone fuori, esatto, dalla legge. E poi con 106 sms al giorno, no, con le ragazze che gli danno del lei, insomma, ma infatti direi questa, che ha un po' abusato. È questa del suo la potere. Questione. Cioè, da un punto di vista legale, fare sesso con una minorenne non costituisce di per sé reato. Il problema è nella fascia di età in cui erano queste ragazze, cioè 16-18 anni, se c'è stato o non c'è stato abuso di potere, e questo è un aspetto che accerterà la magistratura. Perché sarebbe un altro plagio. Poi c'è l'altra questione, ipotesi che di reato. Cioè, dal mio punto di vista è quella centrale, cioè io non posso permettermi di giudicarlo né da un punto di vista legale né da un punto di vista morale, non è il mio mestiere, ho ovviamente una mia opinione, ma secondo me in questo caso specifico l'aspetto più interessante è l'aspetto, come dire, formale, estetico, che è quello che dicevi tu, cioè questi centinaia di messaggi al giorno con gli smile, con le abbreviazioni, cioè tutti descrivono questo professore come una specie di amante di Dante, un grande genio, una sorta di Benigni. Lo citava a memoria Dante. Sì. Ma la realtà dei fatti è che la mia impressione è che in realtà sia un cialtrone, cioè che il fascino di questo professore sia un fascino cialtronesco
e che l'infatuazione di questa ragazzina nei suoi confronti sia l'infatuazione di una provincia in cui le alternative non siano effettivamente così rilevanti o appetibili, e questo ha generato questo rapporto malato ma molto ridicolo. Cioè, anche se posso chiudere su questo, cioè, il rapporto tra uomini adulti e minorenni nella storia ha riguardato moltissimi artisti o personalità, cioè, da un Presidente della Repubblica come Leone a Balthus, ricordava Sgarbi in un suo commento, ma io aggiungerei Edgar Allan Poe, Jerry Lee Lewis, fino ad arrivare a Plato, a Socrate, però non è questo il caso, cioè quelli erano casi diversi, questo caso è un caso di cialtroneria intellettuale con questi che si vedevano al pomeriggio, con i messaggini. Cioè, è molto triste anche dal punto di vista estetico, questa è la mia impressione. Assolutamente sì, comunque le due ragazze sembrerebbero le due uniche vittime di questa brutta storia, eppure c'è chi ritiene che abbiano delle responsabilità, e a parlare sono ragazzi ancora minorenni della scuola di questo professore, ascoltiamo. Voi avete frequentato l'istituto dove insegna il professore Giordano? Sì, e conosciamo anche il professore. Questa storia che è venuta fuori con l'arresto e il coinvolgimento di due vostre coetanee vi ha sorpreso o sapevate già qualcosa? Assolutamente scioccate e sorprese, perché non ce lo saremmo mai aspettato, soprattutto da Giordano. Avete sentito dell'inchiesta, sicuramente se ne parla anche a scuola, dove adesso lui non viene perché ha gli arresti domiciliari, e di questo rapporto con due vostre coetanee. Che ne pensate? La situazione deve arrivare da entrambi i lati, quindi non è solo un'istigazione del professore, non è solo colpa sua o non sono solo le alunne, è una cosa che viene da entrambe le persone interessate a questa situazione. È colpa sia delle alunne che del professore. Ovviamente poi il professore doveva pensarci un attimo in più. Ma sapete che dall'inchiesta emerge un abuso di autorità, e in più le vostre coetanee erano in una condizione di debolezza. È come se qui nessuno le difendesse, queste ragazze. Sì, perché ovviamente noi prendiamo di più le parti a Giordano, perché i media gli sono letteralmente volati addosso, se lo sono praticamente mangiato. Io penso che principalmente la colpa sia sua, perché ovviamente ricopriva una posizione dove queste cose non andrebbero fatte, però abbiamo visto anche in tantissimi altri campi che queste cose sono praticamente all'ordine del giorno. Questa storia ha turbato più voi adolescenti o più i vostri genitori? I nostri genitori, assolutamente. I nostri genitori, sì, certo. Ovviamente poi loro, siccome sono protettivi, anche ancora a questa età, ci tengono a pressarci per fare molta attenzione. Però io, ripeto, continuerò sempre a guardare i miei professori come li ho sempre guardati, e per me... Se voi la state dimenticando, i vostri genitori invece no? No, invece i nostri genitori lo ricorderanno per molto tempo. Dottoressa Simonelli, a me viene in mente la sindrome di Stoccolma, si ricorda quando ci fu quel rapimento? È una patologia studiata, inventata da poco, diciamo così, come forma patologica della psiche, cioè è la vittima che difende l'aguzzino. Com'è possibile che questi ragazzi difendano il professore anche di fronte all'evidenza? Ma qua mi sembra che sia molto comprensibile il meccanismo, perché il professore è molto affascinante, molto capace anche di occultare una serie di discrasie, insomma di incongruenze, e quindi ha fatto vedere un po' a tutti un aspetto estremamente positivo, quindi niente di più facile che poi nel rapporto a due, volendo stare con il professore, perché i ragazzi, colpevolizzando le compagne, in realtà sottolineano il fatto che queste ragazze erano consenzienti in qualche modo. Contente. Ma qui il problema è un altro, appunto, il problema del ruolo del minorenne e quindi in qualche modo della responsabilità del professore, cioè non sto giustificando il professore ma giustificando il fenomeno. Maria, cosa ne pensi? Cioè, comunque dei coetanei che accusano dei loro amici, no? Ma in realtà forse questi ragazzi stanno semplicemente difendendo, e li capisco, un'idea di credibilità del mondo degli adulti. Cioè, se si mette in discussione anche il professore mito, ti va in frantumi un po' tutto il tuo equilibrio. A questo serviamo noi adulti, cioè perché ricordarci che dovremmo avere delle responsabilità. Perché dissente Marco Cubendo? Io intanto non penso che questa figura di professore sia particolarmente affascinante, cioè mi sembra un professore da attimo fuggente di provincia, cioè un uomo profondamente triste, con un sacco di problemi personali. Non credo che c'entrino molto tutte le cose che gli attribuiscono,
dal satanismo. Però la reazione dei ragazzi rientra in un cliché, diciamo, psicologico. Oggi io leggevo in qualche articolo, tra l'altro anche nell'articolo di Cazzullo veniva riportato il commento di una commessa di negozio di biancheria intima, che diceva: queste ragazze provocano, vedesse cosa comprano. Ora, c'è scritto un libro, ora ci arriviamo. È che mi sembra che questo aspetto qua, cioè c'è una complicità e un compiacimento da parte anche di ragazzine molto giovani e molto indecise, che però hanno degli atteggiamenti molto poco consoni e molto provocatori. E a me sembra normale che avvengano questi tipi di... Probabilmente anche inconsapevoli. Le ragazzine di 17 anni possono anche comprarsi biancheria particolare o avere un certo tipo di atteggiamento, ma questo non giustifica un uomo di quasi 60 anni ad andare ad infortunarle e a plagiarle psicologicamente. No, ma questa non c'è una giustificazione, non gliela posso passare. Però. Ma non, cioè, il problema è vedere se il plagio c'è o non c'è. In questo caso, secondo me, la questione è relativa al fatto che lui era un professore e non doveva, in base al ruolo, agire in questo modo. Ma la questione che risollevano questi ragazzi, cioè la complicità e la provocatorietà delle loro coetanee, secondo me è un fatto che non considerare è un moralismo abbastanza ipocrita. Ma noi la differenza d'età è l'enorme differenza d'età che credo faccia discutere, per esempio... In passato capitava, capita ancora adesso a volte, che ragazze molto giovani trovassero nel matrimonio con un uomo molto più grande una sorta di via di fuga dalle famiglie oppressive o da una forma di adolescenza inquieta. Capitava anche questo. Catherine Spack, ad esempio, sogno di un'intera di svariate generazioni di uomini dal tempo del sorpasso, a 15 anni era già adulta. Vediamolo in questo servizio. È una donna dalle mille vite, bella come gli esordi. Oggi sono ancora quella di un tempo, gli stessi sogni e le stesse emozioni, racconta Catherine Spack, che tornerebbe indietro, aggiunge, per non cambiare nulla di ciò che è stata la sua vita. Ma chi era la ragazzina dalla sensualità travolgente che ha attraversato i sogni degli uomini di un'Italia in pieno boom economico? Trasgressiva, sfrontata, sicura della sua avvenenza e capace con un solo sguardo di turbare. Lei, la quindicenne filiforme ma seducente che del suo profilo anticonformista ha fatto bandiera, è stata il simbolo di quel movimento d'emancipazione femminile che stava nascendo nei primi anni 60. Bruno, ti va male, sono tua figlia, non mi riconosci. Perché ti sei messa in testa con la faccia? Sempre in bilico tra scandalo e spontaneità, il personaggio che il cinema le cuce addosso non somiglia così tanto alla giovanissima francesina, appena fuggita da una famiglia che non l'ha fatta sentire protetta, che l'ha fatta crescere in un collegio, che l'ha ritenuta appena quindicenne, pronta per varcare qualsiasi frontiera con in tasca una lettera di autorizzazione firmata dal papà. Maturata in fretta, ha imparato da sola a riconoscere il bene e il male, ma al di là di quell'immagine di adolescente irrequieta e provocante, c'è una ragazzina fragile che arrossisce suo malgrado alle battute goliardiche dei suoi compagni di setta. Les garçons et les filles de mon âge, io li vedo due a due passare. A soli 17 anni diventa mamma, in un'epoca che vede le giovanissime già più mature, ma molto lontane da quella consapevolezza che lei mostra con disinvoltura, un mix esplosivo di sensualità e dolcezza. Il successo negli anni la rincorre e la racconta com'è. Una ragazza oltre le convenzioni, che oggi dice niente fa più scandalo, eppure lo scandalo ha il suo fascino, come lo hai proibito, purché rimanga proibito. Tous les garçons et les filles de mon âge hanno sempre qualcuno da amare. Benvenuta Catherine Spack. Bene, entriamo subito nel vivo della discussione. Tu, come hai dichiarato anche in un tuo libro, vieni da una famiglia borghese, benestante, ma con la quale eri un po' in conflitto. Ti sei sposata giovanissima, ma quello è stato un modo per scappare dalla tua famiglia? Sì. Ecco. Assolutamente sì. No, sin da piccolissima, anche in collegio, diciamo che sono stata in collegio 5 anni, quindi meditavo questa fuga, questa grande fuga. Non mi sentivo protetta, ma forse non volevo nemmeno esserlo, non lo so. Comunque sì, il grande desiderio di emanciparmi rapidissimamente e di andare via dalla famiglia, sì. Forse e per quindi questo... lei hai trovato questo modo attraverso il matrimonio, perché all'epoca sì. Poi insomma funzionava abbastanza sì, così, sì, no? Per sì, andarsene sì. Di casa sì. Bisognava essere sposate.
Sì. Sì, in Francia forse non proprio così, però sì, il matrimonio è stato, diciamo, il mezzo. Però insomma ero anche contenta di questo matrimonio. Ed oggi? Se ripensi a quel momento? Ma con gli occhi da adulta? Quanti anni di differenza c'erano? Fra me e? E tuo marito. Ma pochi. Fabrizio era giovane anche lui. No, ripensando a questo ho l'impressione che si tratta di un'altra persona. Così quando vedo anche i miei film o fotografie o mi capita che qualcuno mi dica ma lei è... mi sembra veramente di aver vissuto moltissime vite e questo mi sembra molto bello. Assolutamente sì, arricchisce sicuramente sì. Una persona questo. Sì, sì. Aldo, io considero Catherine Spacchi il miglior prodotto di esportazione del Belgio insieme alla cioccolata. Sì, insieme alla cioccolata. Meglio ancora la cioccolata. Sono in molti a pensarlo. Però ci ho detto, questa storia che ha degli elementi di tristezza infinita, quella di Saluzzo, riporta non solo all'eterno e irrisolto dilemma tra docente e discente, che è una relazione, dottoressa Manogeli lo sa benissimo, Simonelli lo sa benissimo, delicatissima, ma anche al peso che la provincia in tutto questo ha. Tu sei ancora uno splendido indagatore dei fatti della provincia italiana, non soltanto di quelle di Saluzzo ovviamente. Sì, anche perché poi vengo da lì, quindi è un ambiente che mi è familiare, che non rinnego, anzi che rivendico. Guarda, sono stato qualche mese fa in una casa di Save the Children che si occupa delle baby mamme, mamme giovanissime, e mi hanno presentato una nonna di 39 anni, dicevo, penso una nonna di 39 anni, poi ho pensato, fermandomi un attimo a riflettere, ma le mie nonne, le nostre nonne, sì, non avevano 39 anni, ma ne avevano 43, 44, 45, insomma, era abbastanza normale che fino a non molto tempo fa ci si sposasse giovanissimi, mia bisnonna ha sposato un uomo che non aveva mai visto, perché in campagna sulle langhe si combinava in un matrimonio. Come no? Da allora è cambiato tutto e grazie al cielo aggiungo, cioè non è vero che si stava meglio allora, si sta molto meglio adesso, però è possibile che il benessere, la tranquillità economica, il lusso di poter far studiare i figli, abbia creato paradossalmente delle fragilità, delle debolezze. E i nuovi mezzi che adesso abbiamo a disposizione, che noi quando eravamo ragazzi non avevamo, e per fortuna che ci sono, internet, i social networks, la rete, sono le grandi opportunità, però possono anche amplificare questo disagio. Anch'io penso che il satanismo siano delle folle, sia una falsa pista, però qui non è soltanto la liceale che seduce il professore e viceversa, qui ricordiamo che le due storie che hanno portato in carcere il professore sono state scoperte perché si indagava su di lui per istigazione al suicidio, certo, hanno messo le microspie, hanno messo sotto controllo il telefonino, da qui la scoperta di 108 sms al giorno, quindi c'è qualcosa di più e di peggio dietro. Hanno anche trovato a casa sua il diario di questa ragazza che si è suicidata con delle pagine strappate, esatto. Ed era stata la madre stessa della ragazza suicida a dare il diario, lei sostiene che le pagine erano già strappate. Comunque non è signore e signori, ecco, per citare un grande film, certo, del Boccaccesco sulla provincia. Purtroppo qui c'è qualcosa di più, c'è una persona che esercita un potere sulle anime, persona che a noi può sembrare, magari è ridicola, ma se voi leggete ad esempio i messaggi che il professore ha ricevuto, saremo con dagli ex allievi o dagli allievi attuali, saremo con te fino a quando il sole risplenderà sulle sciagure umane, citando Foscolo, e tu ci hai fatto amare il conte Ugolino, adesso se ti trovi a soffrire come lui, ecco, probabilmente è una suggestione, questo uomo non riusciva a installarla nelle anime delle persone su cui esercitava un potere. Questo sicuramente. Professoressa Simonelli, ma dietro a delle adolescenti, chiamiamole provocatorie, c'è sempre un disagio? E che tipo di disagio è? Beh, se per provocatorie intendiamo, forse è stato un po' accennato prima, un comportamento... Sì, ma adesso ci torniamo. No, molto fortemente erotizzato, erotizzante, seduttivo, esatto, che si propone... Beh, certo, insomma, a meno che non sia mirato a un fidanzatino, intendo. No? Esatto, ad un coetaneo. Ma quando c'è uno spostamento sull'età adulta, su un ruolo specifico, cioè ci sono dei ruoli che andrebbero proprio, come dire, sottolineati come molto importanti nella crescita, no? Certo. Che sono non più tanto i genitori quanto gli insegnanti e altri adulti di riferimento, quindi, che ne so, anche un medico, uno psicoterapeuta, Allora, su questo credo che i genitori consegnano nelle mani di queste persone i propri ragazzi e poi scoprono che proprio lì dove uno si vorrebbe rilassare succede di tutto e di più. Senta, no? Cubeddu, quest'estate lei ha scatenato una polemica infinita con un suo articolo in cui diceva: ragazzi, se indossate gli short non vi lamentate se poi vi violentano. A me ricorda
era provocatorio una pièce, questo naturalmente. Cioè, no, finisco. Mi ricordo una pièce di Dario Fo in cui diceva: ma se voi andate in giro tutte così, e faceva anche, mimava anche, diciamo, le forme prosperose delle ragazze, poi non vi lamentate, che era più o meno la stessa cosa, ma quella era fatta in maniera ironica però. Sì, ma in realtà io non ho mai scritto niente del genere. Cioè, allora rinneghiamo tutto. No, basta prendersi l'articolo in sé e non c'è scritto nulla del genere e neanche l'ho mai pensato. Cioè, io non penso che ci sia nessuna legittimazione a nessun atto di violenza, in particolare nei confronti delle donne, ancora di più nei confronti delle ragazzine. Non esiste e non può esistere mai, così lo ripeto due volte in diretta, nessuna legittimazione a nessun tipo di violenza. Nell'articolo io riportavo un commento di un'amica ed è un'opinione che è effettivamente molto diffusa, che non ha realmente una traduzione pratica, cioè nessuno pensa e sostiene davvero che ci sia una legittimità di violenza, ma il punto è che si è arrivati a un livello di svestizione in nome di una presupposta libertà che secondo me rischia di portarci invece indietro. C'è una vignetta molto carina in cui una donna in topless guarda una donna col burka ed entrambe si compatiscono a vicenda per la privazione della libertà. Ora, è evidente che sia meglio una società in cui ci si può essere in topless che una società che ti impone il burka. Però io penso che tra i mini shorts con il sedere di fuori anche a ragazzine che hanno non 17 ma 15, 14, 13 anni e il burka ci siano infinite vie di mezzo che forse sono una scelta di maggior consapevolezza e di maggior gusto. Cioè, non farei della nudità e della provocazione una bandiera. Ecco. Ma su questo sono d'accordo e mi domando io spesso quando si eccede le madri dove sono. Sia Maria Latella che Caterina che vogliono intervenire su questo argomento. Sì, io sono d'accordo con Cubedo, anzi approfitto del fatto di essere qui in RAI per dire che mi sembra bellissimo che proprio la RAI per prima stia interpretando il cambio del vento e abbia deciso che presentarsi alle 2 del pomeriggio scosciate e seminude, come succedeva, è una cosa fuori dal tempo, perché il messaggio passa. Fatemi il posto di calzone. Io apprezzo molto soprattutto il calzino che copre il polpaccio, diciamo, ecco. Cioè, il messaggio che per decenni è arrivato era un messaggio che arrivava poi alle tredicenni, alle quattordicenni. L'emulazione. Vai a scuola anche con una minigonna a ascellare che, come dire, qualcosa succede. E poi prendi 9. E che tu sia o non sia preparata o certo, che tu meriti quello cui aspiri. No. Caterina non è d'accordo. No, ovviamente non posso essere d'accordo, così come trovo molto... curioso che le donne violentate, le donne uccise o le donne comunque molestate, si continua a dire, però lui continua a dire, però mi ha provocato, cioè, era questo è un altro discorso, non sto dicendo discorso, quello però questo l'ha condannato mamme, anche Cubedo anche le mamme si mettono i shortini e questo è un problema altrettanto grave secondo me, perché c'è un rifiuto ad accettare la proprietà. Le mamme che ormai si vestono come le figlie adolescenti e si passano i vestiti, cioè, voglio dire, quindi è un po' patetico, vero? Esatto, assolutamente. È molto patetico. Poi qua ci sono quattro bellissime donne, per tornare a queste ragazze. Ci accodiamo alla dichiarazione. Una ragazzina, non è più ragazzina, a 12, a 13 anni. I tempi sono cambiati. Prima una ragazza a 20 anni iniziava, diciamo, ad avere una certa libertà. Ma allora chiedo ad Aldo, che è un raffinato scrittore, così come Marco Cubedo, ma allora Lolita di Nabokov? Ma direi che si può risalire anche un pochino più indietro nel tempo, no? Prima dietro le quinte giustamente faceva riferimento a Socrate che fu condannato per aver traviato, sì. Quindi è un tema letterario, no? è una cosa che abbiamo dentro, poi purtroppo la vita sempre a volte ci sorprende, a volte più fantasia, a volte più banale della letteratura, quindi non è caso in questo caso di fare raffronti con un caso che ripeto non è soltanto Boccaccesco, non è soltanto seduzione, ma ci sono stati dei suicidi, la magistratura indaga su 6 suicidi, 2 dei quali sono accaduti nell'istituto, altri
4 o no. Certo. Per cui fino a quando non c'è un processo non possiamo... Ricordo però a me stesso che la legge distingue da un caso un'età fino a 16 anni in cui comunque avere un rapporto è reato, sì, e invece un'età in cui se tu hai una responsabilità, sei un tutore o sei un insegnante, sì, nei confronti del reato, allora comunque, certo, tu sei punito, sì, sotto, certo, 18, tra i 16 e i 18. Continueremo sicuramente a seguire questa storia, sì, perché sono tantissime le cose ancora da dire. Io adesso devo ringraziare tutti i nostri ospiti perché dobbiamo dare le linee alla pubblicità. Va bene. Grazie, ma torneremo a parlarti prestissimo.